Saluto i nostri utenti che ci seguono sulle piattaforme social Facebook, Instagram, YouTube e Twitter di Regione Abruzzo. L'appuntamento di oggi con la rubrica SOS Emergenza Coronavirus, curato dall'Ufficio Informazione Social Media del Servizio Stampa, affronteremo il tema della protezione civile regionale impegnata nell'emergenza sanitaria. Prima di introdurre l'ospite voglio ringraziare i tecnici Maxi Bridi, Enrico Messere e Luigi Filici che sono in regia. E presento il direttore regionale del Dipartimento Territorio e Ambiente di Regione Abruzzo, l'architetto Pierpaolo Pescara, dipartimento che ingloba il servizio emergenze della protezione civile. Ben ritrovato, architetto. Salve, buonasera. Buonasera a tutti. Direttore, intanto è possibile tracciare un quadro sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria sul nostro territorio regionale? Ma diciamo che il quadro, insomma, come sapete, ha un profilo diciamo di gravità che piano piano sta aumentando. Si stanno alternando momenti di diciamo di pausa rispetto all'incremento precedente e momenti invece di ulteriori accelerazioni. Abbiamo dei presidi sanitari molto validi allo scopo e quindi ci attendiamo, come dire, risposte all'aggressione del virus certamente. Come dire, importanti e soprattutto efficienti ed efficaci. Ora vedremo cosa ci riservano i dati dei prossimi giorni, che sono certamente fondamentali. La situazione è comunque tenuta sotto controllo. Sì, diciamo che il Servizio Sanitario Regionale sta rispondendo bene, si è ben attrezzato, ha attivato iniziative straordinarie per il potenziamento delle strutture, unitamente alla Protezione Civile si sta procedendo nel potenziamento, nell'implementazione di tutte le diciamo i fabbisogni strumentali e non solo, e noi ci siamo sempre, insomma, siamo a fianco al sistema sanitario che chiaramente rappresenta la fonte primaria del combattimento nei confronti di questo virus, in quanto l'emergenza è chiaramente sanitaria. Per fronteggiare l'emergenza, la Protezione Civile regionale si è attivata immediatamente per l'approvvigionamento di dispositivi di sicurezza, quali mascherine, tute e guanti. Sì, abbiamo anche qui lottato con un mercato che all'inizio aveva qualche momento di intasamento non solo italiano ma europeo. Questo livello di intasamento si è esteso a profili molto più ampi, quasi a livello mondiale, tanto vero è che abbiamo un ordine di 1 milione di mascherine, 700.000 sono bloccate a Mosca e rispetto a questo blocco stiamo, insomma, investendo ogni nostra energia per poter fare in modo che le mascherine arrivino il prima possibile. Purtroppo c'è un livello di soddisfacimento che riguarda tutto il territorio nazionale, ma ovviamente quello europeo, adesso anche quello mondiale, che certamente sta un po' come dire, rallentando l'iniziativa non solo nostra, ma ci sono anche altre regioni che stanno nelle stesse condizioni. Ce la mettiamo tutta, la regione ha stanziato ulteriori 10 milioni di euro in aggiunta ai 5 che erano stati inizialmente stanziati dall'organo di governo della Giunta, appunto, al fine di incrementare questo fondo per anticipazioni e consentire alla Protezione Civile di esprimere tutta la sua capacità operativa nei confronti e soprattutto di supporto alle aziende sanitarie che lavorano in prima fila sul territorio regionale, coordinate dal professor Albani. Ecco, molti utenti che ci scrivono sui nostri social chiedono come saranno distribuiti questo materiale nei vari livelli istituzionali. Allora, la distribuzione chiaramente deve andare in primis a soddisfare le esigenze del sistema sanitario, è chiaro ed evidente. Quindi la distribuzione ha una filiera ben precisa, nel senso che il referente sanitario del piano d'emergenza, che è appunto il dottor Albani, rappresenta il punto per noi di snodo dei vari interessi che riguardano le aziende sanitarie. Una volta che lui produce iniziative diciamo di sintesi delle richieste e dei fabbisogni sanitari, le invia a noi e noi determiniamo la consegna proprio a favore delle ASL, concentrandole nella persona del dottor Albani, il quale poi le smista tra le varie farmacie regionali competenti per ogni ASL. Questo è il primo livello, diciamo, di consegna. Poi ci sono i livelli di consegna che riguardano gli altri soggetti che lavorano nell'ambito del sistema di protezione civile, no? Quindi chiaramente le forze di polizia, i centri operativi comunali, le prefetture, il sistema anche produttivo, no? Perché non dimentichiamoci che c'è tutta una filiera, insomma, agroalimentare che certamente ha bisogno di essere tutelata
al pari, diciamo, degli altri operatori, in primis chiaramente quelli sanitari perché sono i nostri salvavita, in secondis a seguire tutte le altre categorie, diciamo, di lavoratori, quindi di operatori. Insomma, quindi la platea che deve essere soddisfatta è una platea molto ampia, ecco perché i numeri che abbiamo in qualche modo movimentato sono numeri importanti, di qui quindi la necessità di avere numerose disponibilità di mascherine che a seconda delle tipologie poi vengono assegnate in funzione dell'attività svolta. Ecco, a differenza di altre calamità, in questa emergenza si parla molto poco dei volontari di protezione civile che sono invece impegnati e sono attivi sul territorio. I volontari sono sempre una grandissima risorsa del sistema di protezione civile nazionale e anche evidentemente locale. E rappresentano, diciamo, la vera forza, no? Che coagula un po' l'interesse della protezione civile regionale a che sul territorio si eserciti una vera azione dirompente nei confronti delle emergenze che si determinano. Quindi, senza il sistema del volontariato, la protezione civile chiaramente sarebbe sostanzialmente quasi azzerata. È importante questo aspetto, perché la solidarietà che molto spesso come dire, si determina e si costruisce, e costruisce, scusate, relazioni nell'ambito del sistema di protezione civile, rappresenta veramente la punta di diamante, insomma, in termini di capacità riattiva, appunto, della protezione civile stessa. La Regione Abruzzo sta programmando altre misure per contrastare il virus sul territorio? Guardate, le misure principali sono, come sapete, quelle comportamentali, quelle sono oramai stato detto in tutte le lingue, ci sono i decreti legge di DPCM, le ordinanze del Ministro della Sanità, le ordinanze del Presidente della Regione, le ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, quindi del Commissario, che vanno tutte nella stessa direzione, tutte collimano nel fatto che i comportamenti devono essere assolutamente normati, uguali, identici, uno per uno. Perché, come abbiamo detto, questa lotta si sconfigge se uno per uno, ognuno quindi ha lo stesso comportamento. Alla luce, sì, prego, prego. Sì, no, dico, rispetto a questo è chiaro che noi stiamo attivando ogni iniziativa possibile di contenimento dell'emergenza per quanto riguarda la protezione civile, cercando di acquisire sul mercato tutti i dispositivi possibili che riguardano non solo, le mascherine, ma come sapete anche i ventilatori, i monitor, quindi ogni elemento che possa essere d'ausilio al sistema sanitario, laddove lo stesso non ce la può fare. Saranno requisiti Questo è il punto. anche alberghi o strutture idonee ad ospitare ospedali? Sicuramente sì. Allora, già c'è, insomma, la collaborazione delle cliniche private, che per legge chiaramente hanno questo obbligo specialistico, ma comunque, insomma, la collaborazione è totale. Come sapete, ci sono state anche strutture che sono state dedicate allo scopo, già in qualche modo, insomma, consegnate alla Protezione Civile regionale e già adatte per recepire pazienti che devono produrre, per esempio, devono concludere la propria quarantena in sedi diverse rispetto a quelle delle proprie abitazioni o perché non ce l'hanno o perché hanno particolari difficoltà. Quindi c'è tutto un sistema, come dire, che si coagula attorno alla necessità di produrre una risposta efficace, e questa cosa sta avvenendo chiaramente nei limiti della possibilità che abbiamo come ente regionale, certamente. Però la regione ce la sta mettendo veramente tutta. Ecco, saranno istituite altre zone rosse rispetto ai dati a disposizione della Protezione Civile regionale? Per il momento non ho dati che possano dire questo, non è escluso che la cosa possa accadere, però, certamente. L'ultima domanda, è possibile programmare oggi una data per la conclusione dell'emergenza sanitaria? Direi proprio di no, è ancora presto, i dati devono essere ancora ben studiati, assimilati e devono essere il punto di riferimento di una base progettuale dei tempi che oggi certamente non può essere definita. Bene, grazie, ringraziamo l'architetto Pierpaolo Pescara per questo suo contributo. Grazie a voi. E l'appuntamento con la nostra rubrica SOS Emergenza Coronavirus tornerà nelle prossime edizioni. Grazie.